a me ci sono altre mamme viaggiatrici, anche loro scrivono delle loro esperienze. E ovviamente ringrazio i miei compagni di avventura che adesso vi presento una a una, anzi lascio parlare loro e poi cercheremo di chiacchierare insieme. Se avete domande noi siamo qui a raccontarvi quello che noi facciamo e come lo facciamo. Adesso passo la parola alla più giovane del gruppo, si chiama Valeria, una teenager. Valeria viaggia da quando in fasce grazie a due pazzi genitori, Liliana e Roberto, che tra l'altro ringrazio perché ci hanno aiutato tantissimo con le foto e con il video, grazie mille. E Valeria scrive sul blog della mamma, per cui è la più giovane tra le blogger d'Italia, come ama dire la mamma, è davvero. Fa tante altre cose, in realtà Valeria è veramente una ragazza in gamba, è molto più di questo. E quindi Valeria ci darà un po' il punto di vista dei teenager, perché io, i miei bimbi sono ancora piccoli, però si presuppone, si immagina comunque la difficoltà di coinvolgere i teenager in viaggio, quando hanno una certa età vogliono andare da soli. E Valeria ci racconta un po' la sua esperienza e come viaggiare in famiglia anche alla sua età è possibile e anche divertente. Ciao a tutti, sono Valeria, ho 14 anni e sono la più giovane travel blogger d'Italia e sono diventata anche da poco digital champion. Sono la più giovane perché ovviamente non c'è nessun altro della mia età che fa cose un po' pazze e entra in questo campo. Ho viaggiato sempre, i miei genitori mi hanno sempre portato in giro per il mondo e a 14 mesi avevo visto 14 stati. E quando avevo 8 mesi sono stata in macchina in inverno a Capo Nord. Io i viaggi non me li ricordo tutti perché quelli quando ero più piccola ovviamente non me li posso ricordare, però certi avvenimenti, per esempio sono andata in motoslitta a meno 30 e mi sono divertita un sacco. Però non sono solo nerd, faccio anche altre cose. Faccio ginnastica ritmica, da quando ero piccola mi ha sempre affascinato e poi adesso la insegno anche ai bambini, alle bambine più piccole. Poi adesso abbiamo iniziato con il Digital Champion, il Coder Dojo ad Alessandria, che è un corso di programmazione in cui insegniamo le basi della programmazione e poi faccio quello che fanno tutti gli altri ragazzi, quest'estate farò l'animatrice. E poi esco con gli amici, vado in oratorio come tutti gli altri e poi ogni tanto vado anche a scuola, non sempre perché faccio tante assenze. Ecco, questo non è un buon esempio, però lo diciamo lo stesso. No, beh. Poi magari chiediamo anche a Liliana, perché effettivamente la mamma Liliana ha una visione molto diversa da quella che in genere si ha del viaggio, no? Della scuola, di come combinare le due cose, quindi magari è interessante anche avere la sua testimonianza. Una domanda che sta un po' a lato del viaggio e che riguarda la crescita dei bambini prima di tutto. Mi viene in mente l'esperienza di Ruth che viaggia da 3 anni con il suo bimbo. La scuola è tutto questo, l'abbandonare magari il programma con lo spauracchio che è la didattica per periodi lunghi, che cosa comporta e come reagiscono i bambini? Forse è una cosa che potremmo chiedere a Ruth e come, sì, infatti, come penso riesce che, a coniugare. Assolutamente, infatti interessa molto anche a me perché penso che qui ci sono delle opinioni molto diverse a proposito. Io personalmente penso che la scuola, io e Liliana, su questo non andiamo a prendere d'accordo, che la scuola, io cerco di far perdere meno giorni possibile dei figli, ed è molto difficile ovviamente perché spesso combinare dei viaggi e cercare di risparmiare succede soltanto nei periodi di bassa stagione, però penso che l'andare a scuola, al di là del rendimento, sia un impegno che i bambini prendono e per me è proprio un messaggio educativo, no? Cioè non puoi permetterti di andare via quando vuoi. Questo è il mio personale pensiero e so magari dopo che chiamate Liliana o altre mamme che le opinioni possono essere diverse. Allora faccio io una domanda a Valeria. Allora, chiedevo a Valeria, mi piacerebbe sapere come fanno i tuoi genitori a coinvolgerti ora che sei grande, sicuramente magari preferiresti andare con i tuoi amici, fare il campo estivo da sola, non so, invece di fare weekend con i due
con le due cacche. Siete giovani però ancora, dai. Grazie. Dipende, accosto tutte e due, mi piace sia stare con i miei amici come tutti quelli della mia età, sia viaggiare perché comunque mi piace scoprire il mondo, capire cosa c'è dall'altra parte del mondo. Adesso poi quest'anno siamo stati in Florida e lì mi è piaciuto tantissimo la NASA, i parchi di Orlando. E infatti... Questa ragazza è andata alla NASA, cioè, giusto per mettere i puntini su lei. E mi piacerebbe andare in California, nella Silicon Valley o Houston, anche se i miei genitori vorrebbero andare in altri posti, vorrebbero andare a vedere la Namibia, l'Uganda, solo che a me non piace molto, preferisco paesi più tecnologici e allora penso che in questo momento di andare più in California, in posti tecnologici, perché comunque i bambini piccoli porta dove vuole, quelli più grandi invece di teenager vogliono decidere loro e essere partecipi del viaggio. Quindi un po' il segreto è riuscire a conciliare quelle che sono le due passioni, giusto Liliana e Roberto? Per forza, bisogna per forza dire sempre sì ormai. Raccontavo prima, abbiamo l'iPhone, un giorno arriva e mi dice ho pensato questa cosa, ho condiviso i nostri calendari sull'iPhone, così almeno quando tu devi prendere qualche appuntamento verifichi prima che io non ne abbia presi altri e gli sposti tuoi. Una VIP ormai. Esatto, quando è piccola è molto più facile perché la porti ovunque, va ovunque e soprattutto si diverte in quel momento, cioè nel momento in cui andiamo in Finlandia gli piace la Finlandia e vuole tornare in Finlandia, nel momento in cui andiamo in Sri Lanka, innamorata dello Sri Lanka, vuole tornare in Sri Lanka. Adesso io speravo fosse una cosa uguale, no? Vabbè, innamorata della Florida e poi la prossima volta, invece no, questa volta non c'è santo che tenga, anche perché appunto con questa cosa sua tecnologica, Silicon Valley, eccetera, così ormai ci tocca, cioè o andiamo dove vuole lei oppure viaggiamo da soli, insomma, e quindi... Non è fatto male però, dai. No, guarda, lo dicevamo stamattina, quando sono piccoli non vedi l'ora che crescano, quando poi diventano grandi invece ti rendi conto che stanno volando via troppo in fretta e quindi non tornano i conti. Volevo chiedere io a Valeria, perché è una mia curiosità personale, come ti vedono i tuoi compagni di scuola, i tuoi amichetti, cosa pensano di questo tuo modo di viaggiare? Perché non è da tutti, non è da tutte le famiglie, per cui cosa pensano di questo vostro modo di vivere le vacanze e i viaggi? Molti non sanno bene cosa faccio, altri invece sanno qualcosa in più, magari le mie amiche di ginnastica o a scuola mi chiedono, sono interessate però in parte lasciano stare perché non capiscono molto. Però comunque sto con i miei amici come tutti gli altri. Ha una domanda da fare a una di loro? Ma chi le incuriosisce di più? Non lo so, loro sono già grandi, viaggiano da quando avevano un anno. Quanti anni hanno? 10 e 12. 10 e 12. Hanno già visto più mondo di me, troppo. Però trovo un sacco di problemi al ritorno con la scuola io, personalmente, alla loro età. Quindi volevo sapere com'era il rientro, se non so, la ragazza ha dei problemi, perché a noi, cioè, noi siamo quelli strani, diciamo, nel nostro ambito, nella nostra scuola, abitiamo in un paese di montagna, in provincia di Bologna, e siamo un po' gli unici che a metà, ad ottobre prendiamo, andiamo in Madagascar, a marzo prendiamo, andiamo da un'altra parte. Adesso ne ho scoperti altri. Però magari sono più piccoli come range, non so, che mi sembra così. No, però Valeria sicuramente è ecco, esatto, quindi per noi è sempre un trauma, tanto che a volte loro dicono se dobbiamo andare in vacanza con sta tensione non ci vogliamo più andare. Il mio, gli ho fatto perdere 3 giorni, mi ha detto mamma mai più perché sono tornata, cioè, tantissime cose. Soprattutto lei la massacrano, quindi vorrei sapere magari dalla ragazza come funziona per lei, grazie. Io mi faccio mandare qualche compito in vacanza, ma lo chiedo a persone diverse, arrivano tutti i compiti diversi. Poi in vacanza non ho tanto tempo, poi quando arrivo a casa cerco di fare tutto il possibile, magari io in un giorno di solito riesco a recuperare anche un mese o 2 settimane.
non trovo difficoltà. Volevo chiedere però magari a Liliana invece come gestisci gli insegnanti, cioè immagino che gli insegnanti non siano contentissimi di questa cosa. Allora, il mio approccio è un discorso un po' infinito. Il mio approccio con la scuola è sempre stato un po' particolare, nel senso che un po' per necessità, un po' per scelta, noi d'estate lavoriamo, quindi nelle vacanze canoniche della scuola assolutamente non ci possiamo muovere. Abbiamo cominciato, ma noi i problemi abbiamo cominciato già ad averli all'asilo, nel senso che sì, vabbè, l'asilo ok, ma poi il prossimo anno. Abbiamo continuato alle medie, abbiamo continuato alle elementari, abbiamo continuato alle medie. Abbiamo qualche dubbio, ce lo siamo posti adesso alle superiori, lei quest'anno è andata a scuola un anno prima, quindi fa prima superiore pur avendo 14 anni. In realtà per noi è stato in realtà un mezzo per insegnare, non per snobbare la scuola, ma per insegnare il senso del dovere, cioè l'esatto opposto. A me non interessa quando studi, come lo fai, come non lo fai, se lo fai a pezzi di giorno, di notte, cioè a me interessa che il risultato ci sia. Che forse è quello che le aziende adesso dovrebbero iniziare a cercare, no? Non le 8 ore seduti sulla sedia, ma... Esatto, con questo ci siamo sempre scontrati con la scuola perché il nostro andamento è sempre stato tipico. Allora, il primo anno sì, fate bene, il secondo anno cominciano a rosicare, il terzo cominciano problemi, ma parlo di problemi infiniti perché poi più si cresce più problemi ci sono. Il problema cos'è? Che nel momento, cioè secondo me scatta in questi, cioè adesso lo dico tra virgolette, grazie al cielo non sono tutti così, però ce ne sono veramente tanti, in questi insegnanti inadeguati scatta un meccanismo terribile, ossia nel momento in cui lei viaggia, torna ed è la migliore della scuola, allora o è la preferita o vuol dire che io qua non ci sto niente a fare, non ci sto a fare niente, no? E questo poi diventa terribile in tutte le dinamiche, non tanto dei bambini, dei ragazzi, perché loro non gliene frega niente, come non gli interessa quando prendono un 4, quando prendono un 10, cioè non sono... questo nel nostro caso ha scatenato, cioè io dico sempre che ho una figlia al contrario, no? Perché lei è perfetta, si arrabbia quando è in giro perché non gli mandano gli appunti giusti e poi prende 9,5 anziché 10 perché non aveva gli appunti. Cioè io e mio marito gli diciamo che ce frega, voglio dire. Allora, prima superiore sei stata a casa un mese, noi arriviamo sempre alla fine dell'anno con il 6-7 giorni di buono prima della bocciatura di legge, quindi siamo sempre lì a fare calcoli matematici per avere eccetera. È chiaro che nel momento in cui poi c'è il rendimento anche gli insegnanti si trovano in difficoltà a penalizzare, pur che penalizzano perché poi comunque scattano questi meccanismi, il mezzo punto, però è ovvio che se tu sei da 6 io ti do 5, se tu sei da 10 ti do 9, se sei da 9 ti do 8, ma poi più di tanto non posso scendere. E di conseguenza nel momento, cioè non riescono, da un lato non riescono a capire l'importanza di un viaggio fatto in un determinato modo, perché capiscono soltanto la settimana di vacanza canonica, appunto nel villaggio, nel viaggio organizzato. Quindi non riescono a capire tutti gli input che arrivano. Dall'altra parte poi penalizzano in una maniera, cioè un po' figli della vecchia scuola, un po', cioè sono poi veramente tante le dinamiche che si creano. Io quello che abbiamo sempre detto con noi, quello che abbiamo sempre detto con lei è fregatene, cioè nel momento in cui c'è il risultato, a me poi che porti a casa un 7, che porti a casa un 8, che porti a casa un 9, cioè non voglio sentir parlare di bocciature, delle mandature, poi non me ne frega niente, non voglio nemmeno sentir parlare del 6, ma anche perché tutto questo impari a gestirti i tempi in una maniera ben diversa. Cioè lei comunque quest'anno come prima superiore il mese che abbiamo preso, l'abbiamo preso cioè, con problemi terribili nostri familiari tra Natale e Capodanno. In ogni caso è stata a casa 20 giorni da scuola perché poi abbiamo allungato eccetera. Chiaramente al ritorno, anche adesso crescendo, i compiti non arrivano, le lezioni non arrivano, cioè da piccoli c'è il problema che dovresti fartelo mandare da un'altra mamma e quindi diventa. Adesso i compiti non arrivano mai, però poi alla fine devi studiare da pagina 5 a pagina 50, se c'è qualcosa che non capisci c'è YouTube che te lo spiega, cioè sono scuse quelle di non poter, cioè di non poterlo fare, però la gestione degli insegnanti secondo me per quello che è la nostra esperienza è sempre stata impossibile. Lilli, ci fermiamo, altrimenti interviene il Ministero della Pubblica Istruzione, fa chiudere la fiera di Modena. Si censura tutti! No, io vi volevo ringraziare per la pazienza, per essere stati qui con noi, e come voglio ringraziare tutto, purtroppo non c'è stato tempo di approfondire, ma noi ci siamo, ci sono i nostri blog, poi vi daremo tutti gli indirizzi, se avete domande e curiosità ovviamente noi siamo qui per rispondere. Grazie a tutti, buon viaggio con i vostri bimbi!